Martedì 8 marzo l'associazione Mangiare Bene e non solo, in collaborazione con l'Istituto Federico II di Svevia di Siracusa, ha realizzato una serie di dimostrazioni legate al mondo dell'enogastronomia. Gli alunni dell'Istituto Alberghiero, coordinati dai professori Gaetano Bongiovanni e Giuseppe Caroprese, hanno accolto il pubblico presente al centro, omaggiando le donne con mimose e dolci pensieri. Gli alunni hanno mostrato al pubblico le tecniche per piegare tovaglioli con forme originali, decorando la tavola pasquale con simpatici coniglietti e raffinati fiori. Anche delle semplici mele si sono trasformate con pazienza e maestria in splendidi cinghi. Grande successo hanno riscosso le dimostrazioni pratiche di cake design realizzate da Melania Zanti e Sabina Pronio. Durante le demo, le partecipanti hanno appreso tecniche e segreti per modellare la pasta di zucchero e realizzare piccoli capolavori. Oggi abbiamo fatto un corso gratuito di decorazione biscotti con la pasta di zucchero, un regalo che abbiamo voluto fare a tutte le donne, proprio oggi che è la festa delle donne. Abbiamo decorato dei biscotti con la pasta di zucchero, abbiamo spiegato come si lavora la pasta, abbiamo realizzato questi piccoli biscotti col tema della margherita e dei fiocchi gialli, proprio a dimostrare che le donne, per dimostrare il colore del giallo delle donne, che riprende la mimosa, che è il simbolo della donna. Abbiamo fatto tema la donna, naturalmente, dei biscotti in pasta di zucchero, abbiamo detto un po' le tecniche di colorazione delle varie paste. Abbiamo fatto questi biscotti con dei fiorellini, con dei fiocchetti, quindi abbiamo un po' detto come si fanno queste cose. E poi abbiamo fatto soprattutto anche i muffin, li abbiamo ricoperti, abbiamo fatto anche lì dei fiorellini e quindi insomma le signore si sono dedicate, si sono cimentate anche a fare questo tipo di lavoro. Due prossimi weekend saremo qui a decorare le uova di Pasqua in occasione della prossima Pasqua e faremo le uova di Pasqua anche con la ghiaccia reale, con la wafer paper, insomma riusciremo a fare qualche cosa un po' più bella e più... Lo chef Giuseppe Caroprese ha proposto al pubblico una ricetta dal sapore tipicamente pasquale, costolette di agnello in crosta di sesamo, utilizzando prodotti tipici del territorio. Allora, oggi ho preparato delle costolette d'agnello in crosta di sesamo, con delle fascette di asparagi selvatici e con la pancetta e delle quenelle di patate. Come primo passo abbiamo pulito la carne, l'abbiamo tagliata e battuta per avere una cottura uniforme, dopodiché l'abbiamo passata nell'albume con del sesamo. Successivamente abbiamo fatto una cottura e abbiamo cotto le patate nell'acqua calda e l'abbiamo schiacciate, condite con della noce moscata, del sale e della salvia.
mentre gli asparagi li abbiamo lessati in acqua calda e poi successivamente in acqua fredda scottati nella padella per dare la profondezza della pancetta. Abbiamo preparato la salsa maltese, che è tipica del Trentino. La salsa maltese viene accompagnata con gli asparagi, con delle insalate. In questo caso abbiamo messo della maionese e dell'arancia rossa di Ribera. A fianco abbiamo preparato della riduzione di aceto balsamico. Allora, le cannelle di patate per il semplice motivo perché hanno la forma ovale, ricordano tantissimo la Pasqua e soprattutto che nella cucina francese un tempo venivano utilizzati come decorazioni. Invece oggi li troviamo sia negli antipasti che negli aperitivi, ma anche nella preparazione dei dolci. L'agnello pasquale per il semplice motivo perché è una tradizione pasquale e la carne dell'agnello è una carne molto delicata e per quel motivo ha bisogno di una cottura molto delicata. Allora, quando bisogna fare la preparazione della carne, bisogna sempre servirla in dei piatti abbastanza caldi, comunque, perché visto che è un secondo, e gli asparagi, per il semplice motivo, perché sono di stagione che la natura ci regala oggi, e l'abbiamo prima scottati in dell'acqua calda e subito dopo nell'acqua e ghiaccio per bloccare la cottura. Una giornata all'insegna delle attività e degli appuntamenti. Un modo piacevole per conoscere ed apprendere tendenze e competenze nell'universo dell'enogastronomia e dell'ospitalità.